Buonasera da Chiara Principi e ben ritrovati a questa seconda edizione del Web TG di Newsmarket.it. Guardiamo subito insieme i titoli di oggi. Assemblea legislativa dedicata all'inchiesta biogas. Firmato anche dalla maggioranza un documento in cui si chiede la commissione d'inchiesta. La presidente della Camera, la marchigiana Boldrini, risponde agli auguri del presidente dell'ANCI Marche. Donna ruba e rivende dell'oro a Matelica perché lo stipendio non le basta. Un giro d'affari per lo spettacolo marchigiano dal vivo che si aggira sui 40 milioni di euro. I dati nel convegno Prisma CGL. Bene, per le notizie dalla provincia di Ancona parliamo di primarie per il capoluogo e sulla base del patto per Ancona, che è un quadro programmatico di riferimento illustrato dal segretario cittadino del PD Stefano Perilli, PD, PSI e Verdi hanno presentato appunto ad Ancona i due candidati a sindaco che il 7 di aprile si sfideranno per le primarie. Si tratta di Stefano Foresi, l'ex presidente di circoscrizione, dell'avvocato Valeria Mancinelli, che è presidente di Conerobus. Viabilità in centro d'Ancona per la galleria Risorgimento, dureranno 4 mesi i lavori al tunnel, verrà chiusa la prossima settimana nella notte tra mercoledì e giovedì, quindi il 27 notte, lo ha deciso il commissario Antonio Corona dopo un confronto con il servizio del trasporto della viabilità con la polizia e Conerobus. I lavori cominceranno però il 2 di aprile, si è pensato, dice il comune, alla chiusura della scuola per dare così modo agli automobilisti di orientarsi con i percorsi alternativi in giornate meno trafficate. Ed ora andiamo a Pesaro con Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Anche un imprenditore pesarese, Oliviero Romani, di 66 anni, è finito agli arresti domiciliari al termine di un'operazione della Guardia di Finanza di Rimini che ha portato all'arresto di altre 3 persone per frode. A capo di tutto un noto commercialista riminese. Fino al 27 marzo, presso la Sala Laurana del Palazzo Ducale di Pesaro, è visitabile la mostra Ciao Janine, elaborati e realizzati dagli studenti delle scuole di Pesaro e Fano, dedicate a una vittima dei campi di concentramento, amica di Liliana Segre. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Gabriele. Per quanto riguarda le notizie della provincia di Macerata, c'è anche un'agenzia di poste private affiliate a Poste Più Maceratese, tra quelle sequestrate nell'ambito dell'indagine condotta dal procuratore di Palermo Paolo Guidi su una maxi truffa. Si tratta dell'agenzia di Maria Rosaria Capone a Porto Recanati. E la neopresidente della Camera, Laura Boldrini, in un messaggio ha risposto agli auguri del sindaco di San Severino Marche e presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani delle Marche, Cesare Martini, e ha detto: il mio impegno sarà al servizio dell'istituzione che ha l'onore di presiedere, sarà massimo, cioè la piena attenzione e la disponibilità al sistema delle autonomie locali. E andiamo adesso a Senigallia con Alberto Olivieri. Ben trovati a tutti quanti voi. I comitati del biogas guidati da Adriano Mei e Alfredo Sadori, che fanno parte dei comitati in rete, sono stati ricevuti dal presidente Spacca per aprire un tavolo tecnico in regione che valuti una rilettura della normativa in vigore. Il tavolo di lavoro verrà coordinato dalla segreteria generale della giunta regionale. Domenica 24 marzo alle 17.30 all'auditorium di San Rocco di Senigallia, Angeli a Baravliari. Serata di beneficenza a favore dei bambini dell'ospedale oncologico di Minsk. Tutte le notizie e gli approfondimenti vi ricordo sul nostro sito radioveluto.it. La linea torna ad Ancona. Grazie Alberto per le notizie dalla provincia di Ascoli Piceno. Il tribunale di Ascoli ha assolto perché il fatto non sussiste un uomo accusato di aver violentato una ragazzina di 16 anni. Lo stesso procuratore Umberto Monti aveva chiesto l'assoluzione anche se solo per formula dubitativa. Non avendo trovato, ha spiegato, prove a conforto del racconto della giovane alla quale comunque continuo a credere. È iniziato davanti al presidente del tribunale di Ascoli, Giuseppe Marangoni, la causa di separazione avviata da Katia Reginella nei confronti del marito, Danny Pruscino. I due coniugi di Folignano sono sotto processo davanti alla corte d'assise di Macerata con l'accusa di aver ucciso in concorso il loro terzo figlioletto, Jason, di appena 2 mesi e di averne occultato il cadavere mai ritrovato. Finisce qui insomma il notiziario, guardiamo insieme adesso le previsioni del tempo per domani nelle Marche. Cielo inizialmente nuvoloso, concentrato soprattutto sulla fascia costiera sud, poi a favore di ampi rasserenamenti da ponente.
Piogge residue in mattinata sul settore litoraneo e sulle province meridionali, poco incidenti e comunque scompariranno alla fine della mattina. Le temperature lieve calo, le minime tra i 3 e i 6 gradi, le massime tra i 10 e i 14 gradi. È davvero tutto, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al TG Web di domani mattina.